Scientifica nasce 10 anni fa, diciamo in associazione con il MUSIS, che deriva dal Dipartimento di Chimica dell'Università La Sapienza, il professor Campanella, che raccoglie le attività scientifiche delle scuole. Ogni anno scegliamo un tema di approfondimento e l'idea nasce proprio dalla necessità di fare scienza. Il tema di quest'anno è stato la biodiversità, perché è l'anno della biodiversità, il 2010. Abituare i giovani a approfondire un tema, trattarlo in una presentazione scientifica, esporlo pubblicamente ai propri compagni e diciamo mettersi alla prova in prima persona. Oggi qui al Majorana abbiamo organizzato per la settimana scientifica una raccolta di fossili provenienti dalla collezione privata della nostra professoressa e di fossili particolari del Majorana donati anni fa da degli studenti che hanno arricchito la nostra collezione che possiamo presentarvi in questi giorni. Abbiamo fossili a partire dal Cretaceo fino ad arrivare ai tempi moderni di circa 1 milione di anni fa. I fossili possono essere sempre visibili qui al Majorana nella nostra collezione privata all'ingresso della scuola in una bacheca. E gli studenti saranno sempre felici di potervi dedicare dei momenti per spiegare l'età della nostra dell'era geologica. Questa la rifamo. Pronto? Sono Ciccarese, quello simpatico, intelligente. È sempre gradevole, piacevole parlare ai ragazzi e ragazze di questa età, come anche dei ragazzi delle scuole elementari, perché lì capisci innanzitutto che è necessario metterti alla prova, sintonizzarti con il loro linguaggio. Pubblico che sta facendo la maggiore età e che sente anche il peso, la responsabilità di questi grandi problemi. Comunicare anche ai ragazzi, nuove generazioni, nella maniera giusta, corretta, senza catastrofismi o roba del genere, e formarli rispetto a queste questioni ambientali. La biodiversità, i cambiamenti climatici, il declino della biodiversità e gli effetti dei cambiamenti climatici sono problemi reali. La soluzione di questi problemi dipende anche dalle scelte individuali che ognuno di noi fa. Ci siamo occupati dello scioglimento dei ghiacciai, dell'innalzamento delle temperature e gli impatti che ci possono essere sulla biodiversità, come l'estinzione di alcune specie. Il dibattito più grande che troviamo è quello del colpa dell'uomo o no, o meno. Infatti abbiamo visto che già questi cambiamenti, questi innalzamenti di CO2 e di temperatura sono stati riscontrati nel corso della storia dei secoli. La temperatura si è alzata di una cosa come quasi un grado, 0,8 se non sbaglio, e tra pochi anni raggiungerà fino a 4 gradi in più. Dunque, per quanto riguarda le conseguenze, abbiamo come prima conseguenza lo scioglimento dei ghiacciai, che può comportare un notevole innalzamento dei mari e quindi effetti catastrofici come città marine che vengono completamente sommerse, alluvioni. Diossine, materiali plastici e inquinanti. Questo è stato l'oggetto della vostra ricerca, me ne volete parlare? Sì. Allora, inizialmente abbiamo parlato di come è strutturato proprio un polimero plastico, cioè la parte chimica della plastica. Poi siamo passati anche agli aspetti positivi della plastica, perché oltre all'inquinamento c'è un aspetto positivo della plastica, cioè è stata un'innovazione l'invenzione della plastica. Poi siamo passati agli aspetti negativi, cioè l'inquinamento e tutto ciò che riguarda, diciamo, le ecomafie. Abbiamo parlato della diossina, cioè cosa comporta lo smaltimento di questi materiali plastici. Allora, il fine del nostro progetto era quello di sensibilizzare i ragazzi delle scuole elementari
che saranno le generazioni future, a non tanto il riciclare ma quanto il consumare, ovvero cercare di ridurre al minimo il consumo di, soprattutto di plastica. È stato l'oggetto della vostra ricerca per la settimana della cultura scientifica al Majorana? Sono Quircio Metreia, noi ci siamo occupati della scomparsa delle api, delle cause possibili per cui appunto le api stanno scomparendo in tutto il mondo. Le principali cause si pensa che siano state o gli OGM o gli insetticidi o altre malattie come la varroa o la peste americana. Diciamo in generale che è difficile arrivare a una conclusione perché non ci sono dati certi su queste cause che sono la scomparsa delle api, ma alcune di queste appunto come gli OGM sono stati sviluppati in maniera maggiore da ad esempio questo gruppo. Allora, la nostra classe si è occupata degli OGM, che sono degli organismi geneticamente modificati. In particolare il mio gruppo si è occupato dei brevetti sugli OGM e quando è possibile brevettare un OGM, se è giusto o sbagliato. Io sono Roberta Radicchi e mi sono occupata di come la biodiversità viene, diciamo, colpita dall'uso degli OGM e cosa si può fare per arginare il problema della perdita della biodiversità. Io sono Valentina De Porzi e in particolare mi sono occupata dei vantaggi che gli OGM producono e che in particolare questi OGM si fanno portavoce della lotta contro il cancro o comunque contro la fame nel mondo. Io ho parlato un pochino della biodiversità dei mari italiani, delle spugne, dei coralli, del corallo nero dello stretto di Messina e li ha colpiti molto questa cosa. Infatti la domanda sul ponte dello stretto è stata molto pertinente e azzeccata. Li ha colpiti molto il problema della ricchezza di questi fondali, dei danni che possiamo procurare, ma li ha colpiti molto anche il problema della ricerca, il problema attualissimo della mancanza di fondi della ricerca. Mi hanno fatto molte domande sull'argomento e mi fa molto piacere che questo messaggio si diffonda e giri soprattutto insomma, tra i ragazzi, questo è molto importante. E il fatto che tutti insieme i ragazzi e soprattutto i docenti organizzino la settimana, si dividano i compiti in qualche modo, è un momento veramente di collaborazione tra tutti gli insegnanti con una ricaduta per gli studenti indubbiamente molto positiva proprio per questa coralità. Poi i ragazzi hanno bisogno oggi più che mai di sentirsi protagonisti e questa settimana della cultura scientifica dà proprio questa possibilità. Fra non molto, alcuni fra pochissimo, alcuni già da adesso sono chiamati a fare anche scelte elettorali. In questo momento quando vanno a fare non è una scelta, ho detto soltanto il partito che ci piace, no, facciamo delle scelte anche rispetto all'ambiente, ai problemi energetici, quindi che ci sia questa informazione, che si sappia di che cosa parliamo e che cosa andiamo a determinare per la nostra società, per il nostro ambiente così maltrattato. E se non nasce qui nella scuola, poi dopo è difficile insomma crearsi una cultura di questo genere. Quindi mi sembra molto importante proprio dare degli stimoli, avviare verso una riflessione anche di questo tipo. Ecco, la biodiversità quest'anno, ma anche altre tematiche trattate in passato o che approfondiremo in futuro, sono momenti importanti di crescita.